A ripensarci bene, è piaciuta poco o nulla a Simone Calori la prestazione del suo Triestina contro la Sangiovannese domenica scorsa, nonostante il buon punto conquistato in terra toscana, seppur in extremis, dal dischetto. Non si è fatto nulla di quello che si è preparato, non si è fatto nulla di quello che si prepara da 2 mesi. Siamo stati una squadra che si è buttato via solo palloni. Le partite si possono vincere o perdere o pareggiare, però ci deve essere quantomeno quello che si prepara. Imperativo ora è reagire, soprattutto a livello di gioco, perché domenica al Casini arriva il Foligno, reduce dalla vittoria col Flaminia, per un derby che si prospetta di tutt'altro livello rispetto a quello di Coppa Italia vinto dal Triestina a inizio settembre. La reazione ci deve essere e ci sarà sicuramente, ci deve essere poi anche le nostre cose che si sono provate, che si provano e si continua a provarci. Si può sbagliare facendo le nostre cose, non prendendo la palla e dandogli agli altri. Visto Foligno è tutta un'altra squadra rispetto alla Coppa, è una squadra che sta andando sia di fisico, di fisicità e sia anche di entusiasmo. Ci attendiamo un Foligno difficilissimo da affrontare, difficilissimo sotto ogni punto di vista. Noi dobbiamo fare il Triestina senza pensare a fare qualcos'altro, senza pensare troppo agli altri. A suonare la carica anche l'attaccante Federico Mencagli, autore del gol su rigore a San Giovanni Valdarno. È importante a livello personale, ma soprattutto è importante per la squadra, perché comunque dopo una prestazione un po' così e così siamo riusciti a agguantare il pareggio alla fine. È importante per noi, ci deve dare un po' la carica per ottenere il massimo risultato già da domenica, perché comunque dopo 4 partite, 2 punti, adesso più che la prestazione abbiamo bisogno di punti, ecco.